Nel luglio del 1969 a Villa Giulia, a Roma, Lalla Romano vince il premio Strega con le parole Tra noi leggere. Vince con la sua lingua pura, eletta e selettiva, in cui non c'è mai un errore di gusto, come diceva Pasolini. A me interessava il personaggio di mio figlio come uomo moderno. Rompe un tabù. È la prima scrittrice italiana a parlare delle contraddizioni della maternità, del dramma che può nascondersi nel rapporto con un figlio. E molte donne vengono messe addirittura in crisi dalla lettura del mio libro. La prima a dichiarare che il sentimento d'amore può convivere con quello del rifiuto. È una donna libera e indipendente, un intellettuale che sfugge a qualsiasi tendenza e non appartiene a nessun gruppo. Una donna che attraverso la letteratura inventa la sua stessa vita e che quel giorno del 69 entra a far parte dei classici del Novecento. Signora Romano, i suoi libri nascono da un'esperienza personale, eppure lei non accetta la definizione di romanzi autobiografici. L'autobiografia fa parte della cronaca. È lontana dall'arte. Raccontare i fatti non vuol dire niente. Anzi, io dico sempre che i ricordi non sono la memoria, i ricordi sono pettegolezzi, anche se sono nostri. Si crede che la fantasia significhi immaginazione e la memoria invece testimonianza, ma per uno scrittore sono la stessa cosa. Il libro è molto, ma molto bello, perché esce alla fine degli anni 60 e lo possiamo anche interpretare come una grande metafora del rapporto di Lalla Romano con il movimento studentesco. Beh, allora era nel 69, era anche di moda mettere in primo piano le difficoltà del rapporto con i figli. Venivano tutti a chiedermi consigli sull'educazione, ma era inutile che io dicessi che io avevo sbagliato. Se questo fosse il momento di fare un bilancio della sua vita, salverebbe tutto? Non mi interessa salvare tutto. Fino a che uno ha memoria, uno la propria vita la può rielaborare, correggere. Di quello che ho fatto, vorrei che restasse quello che ho scritto.